Allora, io chiedo alla regia se la nostra siamo pronti perché c'è un momento istituzionale ora perché, come vedete, il nostro programma va avanti come stabilito e come già annunciato sul forum pa.it. Sì, Stiamo parlando di scenario digitale, di PA digitale, di PA di amministrazione, di tanti aggettivi che compongono questa PA sempre più colorata, e abbiamo chiesto allora un punto di vista autorevole, che è quello del ministro Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, che invito a raggiungere il palco. Lo ringrazio per la sua presenza. Buongiorno ministro e ben arrivato. Buongiorno, le lascio la parola. bene, gli hanno chiesto soprattutto di parlare di innovazione e certamente in quanto tale anche di innovazione con le nuove sfide dell'intelligenza artificiale. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy è ben consapevole di qual è la forza straordinaria del nostro sistema produttivo che tanto più oggi sta dimostrando la sua capacità di competere nel mondo, perché siamo il paese del G7 che più cresce in termini di esportazione. Lo abbiamo fatto negli anni difficili della crisi della pandemia e poi della guerra che purtroppo circonda l'Europa, a dimostrazione di come le nostre imprese sappiano conquistare nuovi segmenti del mercato globale, coniugando due elementi che sono e che contraddistinguono, io direi da sempre, la capacità di competere nel nostro paese a livello globale: l'identità, la peculiarità del proprio territorio, delle sue specificità, capace di creare prodotti di eccellenza e di qualità come tale riconosciuti oggi dal consumatore mondiale, e l'innovazione. Identità e innovazione sono i due binari su cui da sempre, tanto più oggi, che siamo in una fase di straordinaria innovazione globale, tanto più oggi ci possono rendere competitivi a livello globale. Infatti, anche in questa prima parte dell'anno, noi cresciamo più di quanto crescono i grandi paesi industriali dell'Unione Europea, noi cresciamo più di Francia e di Germania e cresciamo con un tasso maggiore della stessa media dell'Eurozona. E lo facciamo registrando nel contempo il più basso tasso di inflazione all'interno dell'Unione Europea, ben inferiore a quella degli altri grandi paesi europei, Germania, Francia, Spagna, ben inferiore alla media dell'Unione Europea. Bassa inflazione e più alta crescita rispetto agli altri grandi paesi del G7 europeo, Francia e Germania, tanto per fare qualche raffronto, caratterizzano ed evidenziano la resilienza del sistema produttivo del nostro paese. Consapevoli di questo, noi abbiamo dato forza all'identità con un disegno di legge quadro sul Made in Italy, celebrato anche nella giornata nazionale del Made in Italy, al contrasto a ogni forma di concorrenza sleale, di contraffazione, di Italia Sounding in Italia e nel mondo, quindi nella specificità e nel contempo nell'innovazione, laddove abbiamo concentrato la maggior parte delle nostre risorse e del nostro impegno. Risorse nazionali ed europee che ci hanno consentito di elaborare il piano Transizione 5.0, che incentiverà le nostre imprese a ammodernare i propri impianti ai fini dell'innovazione digitale come Industria 4.0. Le nostre imprese l'hanno saputo fare. Ogni anno la crescita nella robotizzazione del nostro sistema industriale è pari al 7% l'anno e nell'efficientamento energetico, perché Transizione 5.0 ha due differenze rispetto a Industria 4.0. La prima differenza è l'ambito di applicazione.
innovazione digitale come industria 4.0, robotizzazione, ma anche efficientamento energetico attraverso l'utilizzo di tecnologia green per l'autoconsumo industriale. La seconda innovazione è che una parte delle risorse possono essere destinate alla formazione delle competenze ai fini appunto dell'utilizzo dei nuovi macchinari, della digitalizzazione, dell'efficientamento energetico dei propri lavoratori. Quindi la prima differenza è il fatto che si riguarda anche l'efficientamento energetico e non soltanto la digitalizzazione. La seconda, che una parte delle risorse possono essere destinate alla formazione delle competenze necessarie dei lavoratori che saranno adibiti a utilizzare le nuove tecnologie. Nel contempo abbiamo dovuto lavorare, il mio ufficio ha lavorato parecchio in questi giorni, per consentire che anche le imprese nei settori energivori possano utilizzare questa misura, Transizione 5.0, che era una delle problematiche che erano emerse nel primo confronto con la Commissione. I settori della ceramica, della sanitaria, il sistema del vetro, cioè i settori energivori del Made in Italy potranno, così come l'abbiamo configurato il piano che sarà tra poco presentato, utilizzare anche loro Transizione 5.0, mentre una prima lettura nel confronto con la Commissione questo sembrava precluso ai settori ad alta densità energetica. Ci siamo poi impegnati nel fronte dell'intelligenza artificiale e lo abbiamo fatto sia quali soggetti protagonisti dell'Unione Europea. Nel trilaterale con l'Italia e Germania svoltosi a Roma a fine ottobre dello scorso anno, la tematica specifica era quella dell'intelligenza artificiale e in quella trilaterale col ministro dell'economia tedesca Habeck, vicecancelliere, e col ministro dell'economia francese Le Maire abbiamo allineato le nostre politiche industriali nel campo dell'intelligenza artificiale e indirizzato la Commissione europea nel regolamento sull'intelligenza artificiale, che poi è entrato in vigore poche settimane fa e che noi, l'Italia, il Consiglio dei Ministri, ha anticipato col provvedimento sull'intelligenza artificiale, disegno di legge sull'intelligenza artificiale, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e che ci consente di realizzare nel nostro Paese tutte le strumentazioni che sono previste nel regolamento europeo ai fini di tutelare al meglio i nostri cittadini e le nostre imprese rispetto ai rischi che sicuramente l'utilizzo arbitrario, talvolta illegittimo, dell'intelligenza artificiale può far correre noi e loro, e nel contempo a coglierne le maggiori opportunità. E in quel disegno di legge abbiamo indirizzato 1,5 miliardi di euro per le start-up sull'intelligenza artificiale. Ve ne sono nel nostro Paese, anche di competitive a livello globale, e con l'intenzione poi di premiare e consentire la nascita nel nostro Paese di un campione nazionale sull'intelligenza artificiale. Possiamo farlo. I nostri giovani, le nostre imprese hanno le potenzialità per farlo, quindi 1,5 miliardi, 1 miliardo di fondo per l'innovazione di Cassa Depositi e Prestiti e gli altri risorse dai fondi del PNRR e da altri fondi e capitoli nazionali, ai fini appunto di sostenere la crescita delle start-up sull'intelligenza artificiale e di innovare, di sostenere, di incrementare la possibilità che nasca nel nostro Paese un campione nazionale sull'intelligenza artificiale. Abbiamo proseguito su questa strada creando un contesto favorevole nel Paese, abbiamo istituito a Torino la Fondazione sull'intelligenza artificiale per l'industria. Che inizialmente opererà nel campo dell'automotive, dell'aerospazio, dell'economia circolare e via via in ogni settore del nostro sistema industriale.
Questa fondazione per l'intelligenza artificiale ha sede a Torino e si completa quello che abbiamo individuato come il quadrilatero degli istituti e delle fondazioni pubbliche per sostenere la grande sfida del sistema industriale italiano verso le nuove tecnologie abilitanti. Questo quadrilatero, che vede appunto a Torino la Fondazione per l'intelligenza artificiale applicata all'industria, ha a Genova l'Istituto Italiano di Tecnologia, che opera da oltre 10 anni con grande successo nel campo della robotica e sempre più opererà nel campo della ricerca per l'intelligenza artificiale. Vede a Bologna un altro sede di questo quadrilatero col Cineca, in cui le nostre imprese già oggi possono utilizzare appieno le straordinarie capacità di calcolo del supercalcolatore di Leonardo, che è uno dei 5 più importanti supercalcolatori a livello mondiale. Quindi se a Genova c'è la ricerca pura, a Bologna c'è il calcolo, il supercalcolo di Cineca, a Torino c'è la ricerca applicata all'impresa, a Pavia con la Fondazione per il CIPS già in attività vi è il software. Il mondo della microelettronica, che è il primo beneficiario nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché noi stiamo costituendo un sistema paese capace di essere un punto avanzato in Europa e nel G7 nel campo dell'intelligenza artificiale. In questa visione, ripristinando dopo 7 anni di assenza il G7 sull'industria e sulle tecnologie, a Verona e Trento, l'abbiamo svolta a marzo, era necessario ripristinare questo appuntamento dei grandi del mondo sull'industria e tecnologie, perché l'industria è tornata ad essere, con le tecnologie, è tornata ad essere, deve tornare a essere al centro dell'attenzione del nostro mondo, del nostro Occidente, per tutelarci dalle tentazioni egemoniche di altri competitori internazionali e riaffermare la piena competitività dei nostri sistemi industriali, delle nostre società nella sfida globale. Ebbene, in quella sede abbiamo, tra l'altro, insieme a misure tese a farci garantire nel campo della trasmissione dei dati in sicurezza, il cavo artico che potrebbe collegare le economie del G7 in piena sicurezza, piuttosto che il gruppo di lavoro sui chip tra i grandi del G7 che si sta svolgendo nel corso di quest'anno durante la nostra presidenza, come abbiamo deciso insieme al vertice di Verona, per creare un sistema di tutela nell'approvvigionamento e nelle filiere che sono necessarie a renderci autonomi nella produzione di chip e di semiconduttori e a reagire insieme ove ci fosse una crisi internazionale come quella che si è verificata durante la pandemia, quando la mancanza di un chip ha bloccato la produzione di un'auto e quindi la sua consegna. Nello stesso G7 abbiamo individuato la necessità di creare un hub per l'intelligenza artificiale per il paese in via di sviluppo, che mi auguro possa essere realizzato proprio in Italia, essendo tra l'altro l'Italia la sede delle agenzie delle Nazioni Unite per lo sviluppo, ed essendo questo hub concepito insieme alle Nazioni Unite per i paesi in via di sviluppo e quindi per l'Africa, così che l'Italia possa essere anche la sede di questa piattaforma aperta che serve a mettere in campo le migliori tecnologie sull'intelligenza artificiale e sulle tecnologie abilitanti, per esempio quelle quantistiche, ai fini del trasferimento tecnologico e del coinvolgimento dei paesi e delle imprese e dei cittadini africani nell'utilizzo appunto dell'intelligenza artificiale.
quindi un quadro complessivo nazionale, di politica industriale nazionale, di politica europea, di politica italiana nell'ambito del G7, nell'anno di presidenza italiana del G7, anche ai fini del coinvolgimento del sud del mondo in questa grande sfida tecnologica, è quella dell'intelligenza artificiale. Noi siamo convinti che proprio per questo l'Italia possa, col suo sistema sociale e produttivo, diventare uno dei protagonisti nella nuova straordinaria rivoluzione industriale che deve consentirci di riaffermare la centralità della persona. La sfida dell'intelligenza artificiale è una sfida importante per gli stati, per le economie, per le imprese, per i cittadini, e deve essere affrontata secondo quella visione antropocentrica che pone sempre al centro di ogni cosa la persona, che è stato emblematicamente rivendicato nella giornata nazionale del Made in Italy, quando abbiamo scelto come emblema di quella giornata e come esempio di quello che noi siamo da sempre, vogliamo essere ancor più oggi e nel futuro con questa grande sfida sull'intelligenza artificiale, lo abbiamo esemplificato nell'immagine, nel simbolo di Leonardo e del suo uomo vitruviano, in cui la persona è al centro di ogni cosa. In quella sfida straordinaria rinascimentale in cui Leonardo riuscì a esemplificare appieno, coniugando identità e innovazione, l'identità della cultura italiana, lui uomo artista e scrittore, espressione di un territorio straordinario e nel contempo scienziato e innovatore quale nessun altro è mai stato nel tempo, capace di pensare macchine che soltanto qualche secolo dopo avrebbero trovato la loro attuazione. Identità e innovazione è sempre stata importante per il nostro paese e contraddistingue la nostra nazione, la nostra Italia nel mondo. Identità e innovazione è ancora più significativo oggi, che dobbiamo, tenendo sempre al centro di ogni cosa la persona, affrontare la sfida titanica dell'intelligenza artificiale. Noi sappiamo come fare e per questo possiamo indicare agli altri la strada da percorrere insieme. Grazie Ministro per il suo punto di vista, grazie mille per il suo contributo.